Buonasera, Cordoma Pasquale, Catone Vittorio, Biferi Oscaro, Bratti Giovanni, Brocchi Leonello, Caccamo Alfredo, Cardone Massimo, Chiulli Adriano, Cilli Paolo, Cipolletti Giancarlo, Cozzi Walter, De Leonardi Raffaele, De Martinis Ottavio, Di Blasio Stefano, presente? Di Censo Emilio, presente, io l'ho visto. Di Felice Stefano, di Giovanni Cristina, di Ignazio Feliciano, di Nicola Stefania, di Pasquale Francesco, di Rodi Silvano, di Stefano Gabriele, Falco Ermanno, Maragno Francesco, Marcheggiani Luigi, Menè Giuseppe, Odoardi Cristian, Olivieri Benito, Parlione Maria Rosaria, Salvatore Massimo, Tocco Adriano. È arrivato il consigliere Marcheggiani e il consigliere Di Censo. Comunque, presidente, 21. Ok. Constatiamo la presenza del numero legale, diamo atto della presenza degli assessori Di Felice, Di Emanuele. Procediamo alla nomina degli scrutatori nei consiglieri Di Stefano, Di Rodi e De Leonardis. Io comunico all'Aula che ha giustificato la propria assenza per motivi personali il consigliere Tocco. E possiamo procedere con il primo punto all'ordine del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni. Come al solito, facendo partire il termine di un'ora previsto dal regolamento e dando la logica di ordine cronologico e alternanza. La difficoltà sarà individuare le interrogazioni relative agli assessori presenti, che naturalmente tutte le altre sarà difficile avere la risposta visto l'assenza di sei assessori. Prego, assessore Di Emanuele, ha facoltà di intervenire. Di Emanuele, presumo di sì, ne sono tantissime di interrogazioni. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo comunicare al Presidente e all'Aula che per quanto riguarda le interrogazioni che possono riguardare i miei settori, non intendo rispondere qui in Aula, ma risponderò per iscritto a tutte le interrogazioni. Grazie. Come più volte sollecitata anche da me per quelle relative a 30 giorni fa. Mi auguro che gli assessori stiano adempiendo a questa mia richiesta, altrimenti abbiamo serie difficoltà perché sto vedendo che ne sono un numero considerevole ancora di interrogazioni. Considerando che vi sono anche due mozioni, una del consigliere Parlione che non vedo, quindi la riteniamo rinviata per il momento, una del consigliere Di Stefano. Consigliere Di Stefano, chiedo aiuto a lei. Iniziamo con la mozione oppure sulle interrogazioni relative a questo punto solo all'assessore Di Felice? Prego, ho facoltà di intervenire. Prima di tutto non so se l'alternanza è possibile, perché l'interrogazione dura 5 minuti e la mozione un'ora. Vorrei sapere, cioè, segretaria, come il regolamento, prima di tutto. Seconda cosa, io penso che valga anche il protocollo, almeno. Ok?
che fa uno presente, io sono del prenotazione del 2011, non riesco a discuterle e la mozione presentata ieri viene discussa, seconda il dubbio che ho. Poi un'altra cosa ancora, io mi rifiuto a dare risposte per iscritto, il regolamento dice per iscritto oppure in consiglio? Seconda cosa, la colpa delle mie interrogazioni in sospeso non è colpa mia, è colpa vostra, perché per iscritto non mi avete mai risposto, anche se l'avete dichiarato in consiglio comunale, primo. Più delle volte manca un numero legale, più delle volte vengono mandati all'ultimo punto e se ne vanno, più delle volte la risposta per iscritto non ce l'ho neanche una, e poi se fino adesso sono accumulate non è colpa mia, perché gli assessori non vengono mai, mai, dovessero essere i primi insieme al sindaco ad essere presenti, altrimenti mancano 60 giorni, chiudiamo stasera una volta per tutte e andiamocene a casa. Va bene? Quindi io voglio il regolamento, se mi può rispondere per iscritto, faccia lei, altrimenti voglio risposta in consiglio comunale. Ha terminato? Sì. Allora, il consigliere Stefano, io ritengo plausibile solo l'ultima critica, perché è considerevole una critica, perché anch'io al posto suo sarei in difficoltà se uno fa le interrogazioni e nessuno risponde. Mai. Per tutto quel che riguarda l'inizio della sua critica polemica, a me dispiace ribadirle ulteriormente che è tutto previsto dal regolamento e tra le altre cose non mi ha neanche ascoltato nel mio preambolo, perché io ho detto che parto per ordine cronologico in primis e per una logica di alternanza e quindi per il rispetto di tutti quanti i consiglieri subito dopo. Quindi sicuramente io parto dalla prima interrogazione in evasa, sarà datata 2011 se non è avvenuta la risposta per iscritto, e poi cronologicamente andiamo avanti dando la possibilità a ogni singolo consigliere comunque di illustrare la propria interrogazione. Però consigliere Di Stefano, io le ribadisco senza alcun tipo di polemica, cioè non possiamo perdere 5, 10, 15 minuti ogni inizio di consiglio comunale un dibattito tra me e lei che ci diciamo sempre le stesse cose. Il regolamento è chiaro, è scritto, io le ribadisco sempre le stesse cose, ogni consiglio comunale ribadisco l'iter per la discussione delle interrogazioni e delle mozioni e puntualmente sono costretto a far perdere tempo all'aula per ridire cosa è previsto del regolamento. Ho detto, consigliere, ha ragione quando dice che fa l'interrogazione e nessuno le risponde, su questo ha ragione, su tutto il resto il regolamento è chiaro, io sono stato altrettanto chiaro all'inizio, quindi possiamo, anche perché c'è un'ora di tempo e il danneggiato è lei in primis, possiamo iniziare. Io stavo chiedendo a lei, prima di questa diatriba, se vuole venirmi incontro dicendomi che vuole partire dalle interrogazioni in evasa un anno fa oppure se vuole discutere la sua mozione. Questo è il discorso. Altrimenti vado per ordine cronologico relative alle interrogazioni relative all'assessore Di Felice. No, aspetta. Ma secondo lei se la mozione di solito la discussione dura un'ora, come lo fa a fare l'alternanza con un'interrogazione di 5 minuti? Me lo spiega? Consigliere Stefano, sto chiedendo a lei, io vado in ordine cronologico, se la vuole anticipare lei la mozione perché la ritiene più idonea a questo tipo di discussione, andiamo con la mozione. Allora, altrimenti andiamo con le interrogazioni. Allora io 20 interrogazioni perciò se passo 4 anni, scusa. Non vale il protocollo? Ma non vale il protocollo? Vale allora assolutamente, ma vale il regolamento che dice che c'è un'ora di tempo. Io non posso fare niente se in un'ora non faccio niente. Ma un'ora in base all'interrogazione o per l'alternanza? Un'ora per interrogazione, interpellanze e mozioni. E chi è la precedenza? Ne discutiamo due solamente. Il protocollo, scusa. L'ordine cronologico, consigliere Di Stefano, non ci vuole uno scienziato, è scritto nel regolamento. Significa? L'ordine cronologico, quella presentata prima, allora, cioè, è scritto sul regolamento in italiano, iniziamo è chiarissimo. Con il numero di protocollo. Benissimo, il primo. Benissimo. E poi perfetto. Il secondo, e poi il terzo. Perfetto, quella è relativa all'assessore Di Felice perché è l'unico che può risponderle. Perché le altre prima, scusa, quali sono? Le altre prima le illustra e nessuno le risponde, quindi perdiamo del tempo. Perché non ci sono. Cioè, allora scusa, che lo va a fare il consiglio comunale se qua non viene mai nessuno? Questo purtroppo non è un problema mio, è una critica. Allora lo dico davanti alla telecamera, se non può girare. È una vergogna che il consiglio comunale dagli ultimi mesi si riunisce, non c'è mai il sindaco e gli assessori, non sono in grado o non hanno il coraggio di rispondere all'interrogazione presentata da sottoscritto riguardante il popolo di Montesilvano e la città.
Sono capace solamente di fare riunione del piano regolatore. Ha terminato. Me ne assumo la responsabilità. Avanti sono tutti. Perfetto. È vergogna. Perfetto. Non me ne vado perché vi devo cantare quelle quattro cose che posso dire. Okay. Se no dovrei abbandonare l'aula. Possiamo andare avanti con i lavori. Possiamo andare avanti con i lavori. Assessore Di Felice, se non vado errato, relativa a lei vi è solo un'interrogazione a firma del consigliere Biferi che non vedo. Consigliere Di Stefano, mi può venire, visto il numerevole numero di interrogazioni incontro, che io presumo che è relativa all'assessore Di Felice da parte sua. L'area parcheggio centrale riguarda l'assessore che fa le cose a metà, non mi risponde. No, assessore, consigliere Di Stefano, se veniamo incontro possiamo... Io sto chiedendo a lei, siccome io presumo che è relativa all'assessore Di Felice a firma sua, non ve ne sono, mi sbaglio oppure ho ragione? Non le deve illustrare, se lo ricorda se ce n'è qualcuna relativa all'assessore Di Felice. Perfetto, allora, perfetto. Ho constatato che non c'è collaborazione da parte sua, possiamo andare avanti con la mozione. Con la mozione a firma il consigliere Di Stefano riguardante il controllo di gestione. Consigliere Di Stefano, può illustrare la mozione se vuole. La mozione a sua firma relativa al controllo di gestione, prego. Consigliere Di Stefano, attenendosi all'argomento, altrimenti andiamo avanti. Consigliere Di Stefano, vogliamo iniziare con i lavori o il teatrino deve andare avanti a lungo? Pensate a fare i vostri consigliere lavori, consigliere Comunale, fare l'ultimo giorno. Consigliere Di Stefano, è l'ultima volta che la richiamo. La prego di attenersi all'ordine del giorno. Adesso non ne posso più. Ogni prego, volta trattato allo stesso modo. Può illustrare la mozione, certo. Prego. Ma che vergogna. Allora, dai, posso iniziare? Ma metti qui, noi stiamo in diretta, qui è tutto regista. Non fa niente, tanto il popolo sa lo stesso come siete ridotti. Siete razzati di cosa? Non siete più le telecamere, sono super informati. Posso iniziare, Presidente? Sì, gliel'ho detto 6 volte. Grazie. Allora, il sottoscritto consigliere Gabriele Di Stefano, mi presento, chiede, in base al decreto legislativo 18.8.2000 numero 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che venga attivato in base all'articolo 196 riguardante il controllo di gestione predetto ufficio, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa. Gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità. Secondo, il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Considerato che l'articolo 197, modalità del controllo di gestione, il controllo di gestione di cui l'articolo 197,1 lettera B ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle riunioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Il controllo di gestione si articola almeno in 3 fasi. A. Predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi. B. Rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi
nonché rivelazione dei risultati raggiunti. C. Valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare i loro stati di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. 3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e per i servizi a carattere produttivo i ricavi. 4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti del rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali in cui dall'articolo 228,7. Considerato inoltre, in base al decreto legge 12 luglio 2004 numero 168, interventi urgenti per il contenuto della spesa pubblica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 161 del 12 luglio 2004, supplemento ordinario numero 122, convertito con legge 30 luglio 2004 numero 191, conversione in legge con modificazione del decreto legge 12 luglio 2004 numero 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 178 del 31 luglio 2004, supplemento ordinario numero 136. Articolo 1, comma 5. Dopo l'articolo 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, è inserito il seguente. Articolo 198 bis, comunicazione del referto. Primo, nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto l'articolo 198, anche alla Corte dei Conti. Impegna l'amministrazione comunale ad ottemperare all'articolo 198 in riferimento al referto di controllo di gestione in cui, secondo i criteri di trasparenza ed economicità, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e dai responsabili di servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi in cui sono responsabili. Finito. Perfetto, terminato, possiamo iniziare il dibattito, vi sono interventi? Se no io lo spiego in dialetto. Prego, consigliere Marcheggiale, facoltà di intervenire. Grazie Presidente, vorrei pregare il consigliere Di Stefano se puoi illustrarci meglio che cosa intende per controllo di gestione in modo da poter discutere meglio l'argomento. Grazie. Grazie consigliere Marcheggiani, vi sono altri interventi? Sì, no. No, volevo far terminare gli interventi per poi magari far integrare, no? Consigliere Di Stefano, è stata chiesta questa integrazione se vuole essere d'aiuto ai lavori del Consiglio, altrimenti andiamo avanti. No, vuole intervenire al microfono o vado avanti con il dibattito? Prego. Allora, il controllo di gestione serve a rendere trasparente e visibile tutte le voci e le note spese del bilancio al fine di valutarne i requisiti di economicità e risparmio. Con questo controllo si evita budget di spese superflue che invece prevalgono su interessi delle collettività più importanti.
si deve in sostanza dirottare i fondi bilancio a spese che vedono prevalentemente benefici dell'intera collettività. Come parola con il controllo di gestione, noi riusciamo a controllare ogni singola voce, tutto, e possiamo controllare le spese giuste e non giuste. No, che se va tutto un calderone, si spende quello che volete, tanto voi fate il bilancio, spendete e spendete come pare e piace. Quelli per essere trasparenti a tutti i consiglieri e alla città tutta quanta. E la prossima volta, prima di portare la mozione al Consiglio Comunale, cercate di studiarvela. Va bene, mi dispiace per l'assessore Felice che per me è il migliore di tutti. Però quando ci vuole. Perfetto, grazie consigliere Di Stefano. Vi sono altri interventi? Non vi sono altri interventi, possiamo. Vi sono? Chi vuole intervenire? Consigliere Chiulli, prego, facoltà di intervenire. Grazie Presidente. Sicuramente questa mozione porta all'attenzione dell'assise comunale un argomento che va tenuto nella debita considerazione, se non altro in quanto previsto da nuove disposizioni di legge che tendono al contenimento della spesa pubblica. Io non so se il deliberato, ho visto che le premesse insomma cercano di dare un'illustrazione dell'istituto e di quello che si vuole realizzare con il controllo di gestione, però non so se poi nella parte dell'impegno dell'amministrazione comunale sia effettivamente questo il modo più consono per dare attuazione a questa norma di legge. Sicuramente il Comune di Montesilvano, se non l'ha fatto, a mio avviso dovrà farlo, e quindi vedo il voto del Partito Democratico a questa mozione favorevole, quale impegno da parte dell'amministrazione comunale. Poi se possa essere questo sufficiente da un punto di vista formale per dare concreta attuazione a questo impegno, ho al momento qualche perplessità. Grazie. Grazie consigliere Chiulli, vi sono altri interventi? Possiamo procedere alla votazione. Chi è favorevole? Favorevoli 4, 5, Di Stefano, Di Pasquale, Chiulli, Bratti, Di Giovanni. Contrari? Contrari 6, Catone, Marcheggiani, Caccamo, Falco, De Leonardis, Di Rodi. Astenuti 2, De Martinis, Di Nicola. La mozione è respinta. A questo punto vi sarebbe solo un'interrogazione a firma del consigliere Biferi, che però non vedo presente in aula, relativa all'assessore Di Felice, e quindi io eventualmente recupererei i 35 minuti a disposizione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni a termine del Consiglio Comunale, se nel frattempo arriva qualche assessore, in modo tale che può rispondere alle varie interrogazioni. Possiamo passare al punto numero 2 del Consiglio Comunale, modificazione e integrazione al nuovo regolamento comunale per la concessione di contributi per attività, manifestazioni e iniziative in ambito socioculturale e ricreativo e nonché del patrimonio comunale. Illustra il Presidente della Commissione Falco, prego, nella facoltà. Grazie Presidente, con la modifica di alcune norme riguardanti il regolamento che inerisce le modalità di concessione dei contributi alle associazioni culturali e di iniziativa sociale presenti sul territorio comunale, l'intendimento dell'amministrazione è quello di rendere certe le competenze, di rendere sicura l'indicazione dei soggetti chiamati ad intervenire per decidere, per istruire e poi decidere su queste domande. E insieme a questo si adempie anche ad un'altra utile necessità, quella cioè di semplificare le procedure, le caratteristiche delle domande di richiesta appunto di sovvenzioni, e quindi di venire incontro al lavoro
notevole e lodevole delle associazioni che nel territorio di Montesilvano sono da sempre protagoniste della vita sociale e della vita culturale. Abbiamo la fortuna qui a Montesilvano di avere un numero di sodalizi e di associazioni di vario genere che rispetto in proporzione al numero degli abitanti è più alto di tantissime altre città della regione e anche di fuori regione. Questo è proprio il sintomo di una caratteristica voglia di partecipare, di dare un segno tangibile nel campo della cultura e dell'iniziativa sociale. Quindi è anche giusto che l'amministrazione comunale, a riconoscimento di questi meriti, faccia tutto quanto è in proprio possesso per semplificare, per snellire e per rendere più facile la vita di queste associazioni. Mi limito a indicare l'articolo che riguarda l'istruttoria delle richieste di sovvenzione, che da una situazione di indeterminatezza, dove si parlava di responsabile dell'istruttoria senza specificare chi esso fosse, e questo forse perché il vigente regolamento fu redatto dal commissario prefettizio nel 2007 per rispondere ad allora impellenti necessità di ordine burocratico. Ebbene, l'articolo 8, che è l'articolo appunto che riguarda l'istruttoria della domanda, oggi colma questa lacuna recitando come segue: l'ufficio di gabinetto del sindaco e della giunta comunale, acquisita la domanda di sovvenzione, trasmette la pratica all'assessorato o agli assessorati interessati. Il sindaco o questi ultimi decideranno discrezionalmente se accogliere o meno l'istanza e conseguentemente disporre l'avvio dell'istruttoria relativa con l'affidamento della pratica al settore della macrostruttura dell'ente competente per materia. Al termine dell'istruttoria il sindaco e l'assessore competente propongono alla giunta comunale la deliberazione di concessione della sovvenzione predisposta dal responsabile del procedimento. In caso di competenza del sindaco, l'istruttoria e la predisposizione dell'eventuale atto giuntale sono svolte interamente dall'ufficio di gabinetto. Ecco, basta a mio avviso la lettura di questo dispositivo per confermare i principi informativi che avevo poc'anzi esposto, cioè quello di una raggiunta, di un'ottenuta semplificazione di procedure che rende certo il diritto, rende certa la competenza dei soggetti amministrativi chiamati a dire la propria parola per questi argomenti, e quindi diciamo da questa risoluzione emerge un nuovo, più idoneo sistema di selezione e di accoglimento di domande di sovvenzione, che sono la vita, effettivamente la vita, l'utilità più importante per queste associazioni che, ripeto, sono meritorie e debbono avere tutto il sostegno possibile da parte dell'amministrazione comunale. Ringrazio a questo punto, da ultimo, tutti i componenti della Commissione Statuto che hanno dato luogo ad un dibattito approfondito sulla materia e che quindi hanno contribuito a raggiungere questa soluzione. Grazie. Grazie consigliere Falco. Vi sono altri interventi? Consigliere Chiulli, prego, facoltà di intervenire. Grazie Presidente. Come ha già ricordato il Presidente Falco della Commissione Statuto, questo regolamento è stato ampiamente discusso nella Commissione e oggi il testo, l'elaborato, risultato di un lavoro congiunto di tutti i commissari, sia di maggioranza che di minoranza, come già il Presidente ha avuto modo di ricordare, tant'è che è stato licenziato dalla Commissione Statuto con un parere favorevole unanime.
quindi alla relazione e alla spiegazione già fatta dal Presidente di questi significativi brevi articoli che andiamo a modificare con questa delibera, ritengo che non ci sia molto da aggiungere se non quello di preannunciare il voto favorevole. Grazie. Grazie consigliere Chiulli, vi sono altri interventi? Non vi sono altri interventi, possiamo procedere alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Contrari. Cipolletti? Astenuti? Nessuno astenuto. La delibera è approvata. Esce il consigliere Di Giovanni, possiamo passare al punto 3 all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio per il pagamento delle spese in giudizio della sentenza tribunale di Pescara, illustra l'assessore Di Felice, prego. Grazie Presidente, con questa delibera andiamo a riconoscere alla società a responsabilità limitata, la SAICEM, la cifra di euro 4.611,32 a fronte di una sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, e precisamente la 953 del 2010. E la delibera è corredata dal parere del dirigente del settore finanziario, nonché del parere del Collegio dei Revisori, ed è stata approvata nell'apposita commissione consigliare, la seconda commissione bilancio, nella seduta del 2 febbraio 2012 a maggioranza. Grazie. Grazie assessore, vi sono interventi? Possiamo procedere alla votazione. Chi è favorevole? Favorevoli? 9 favorevoli. De Martinis, Di Rodi, Di Nicola, Salvatore, De Leonardis, Falco, Caccamo, Marcheggiani, Catone. Contrari? Nessun contrario. Astenuti? 4. Di Stefano, Di Pasquale, Di Felice, Chiulli. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stessa votazione, punto 4 all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio, ditta Vemaco SRL, illustra l'assessore Di Felice, prego. Grazie Presidente. Grazie Presidente, anche qui siamo in presenza di una sentenza del TAR Abruzzo, sezione di Pescara. La sentenza è precisamente la 435/2011 che riconosce alla ditta Vemaco SRL la cifra, un importo di euro 2.434, se non ricordo male, un attimino che verifichiamo l'importo. Sì, 2.434. La delibera contiene, corredata dal prescritto parere del Collegio dei Revisori, del dirigente del settore finanziario con nota del 12 dicembre, ed è stata regolarmente approvata dalla Commissione Bilancio a maggioranza nella seduta del 2 febbraio 2012. Grazie. Grazie assessore Di Felice, vi sono interventi? Non vi sono interventi, possiamo procedere alla votazione. Chi è favorevole? Favorevoli 8, i medesimi di prima tranne che il consigliere Caccamo. Contrari? Nessun contrario. Astenuti? Astenuti 6, i medesimi di prima più i consiglieri Maragno e Di Giovanni. Immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti, stessa votazione. Punto 5 all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza per risarcimento danno derivanti da occupazioni illegittime di terreni destinati alle strade pubbliche denominate via Tordino, via Biferno, via Tevere. Illustra l'assessore Di Felice, prego. Grazie Presidente, qui siamo in presenza di una sentenza abbastanza corposa, sentenza significativa.
del Tribunale di Pescara e precisamente la 671 del 2011 che riconosce alla signora Verlencia Franca l'importo complessivo di euro 189.675.37. La delibera è corredata da tutti i pareri, quindi sia quello del settore finanziario con gli impegni di spesa, nonché il prescritto parere del Collegio dei Revisori. La delibera è stata approvata sempre a maggioranza nella seduta della Commissione in data 2 febbraio 2012. Grazie. Grazie Assessore Di Felice. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bratti, ne ha facoltà. Grazie Presidente, consiglieri, assessori, assessore, sì. Allora, io chiedo scusa, ma vedo questo provvedimento in questo momento, quindi potrei dire qualche cosa che non sia veramente giusto. Però mi salta all'occhio questa notizia del riconoscimento, ma di cosa? Del Presidente, io siccome non ho visto la delibera, il riconoscimento del debito è per l'avvenuto esproprio di queste aree o per una richiesta specifica della proprietà? Rispondo io l'assessore. No, siccome non conosco la delibera, se è la cosa che mi può rispondere il Presidente, risponde il Presidente. Sì, no, è scritto in delibera, lo leggo io, lo legge l'assessore, indifferente. Ecco, la ringrazio. Secondo che devo ritrovare. La mia preoccupazione, Presidente, è questa, che se noi sappiamo che il territorio di Montesilvano per il 99,99% sono aree di uso pubblico e privato di uso pubblico, nel momento in cui andiamo a riconoscere voi vedete come ci siamo comportati durante la... Sì, eventualmente sul suo dubbio si dovrebbe fare opposizione alla sentenza, comunque, perché sembra una sentenza di un tribunale. Io voglio conoscere se l'amministrazione ha fatto tutti gli atti dovuti oppure... No, per carità, il dubbio può essere legittimo, può essere anche veritiero, però va fatto opposizione alla sentenza, non è che... Va bene che noi siamo andati oltre con via Chieti, però va bene, ma non ci allarghiamo troppo però, è stato fatto appello, non mi perdi. Se quelli l'hanno notificata passata 30 giorni non ha fatto appello, se ne frega. Presidente, io voglio aggiungere questo, che se il ricorso è stato fatto nei tempi dovuti, perché chiaramente noi ne siamo in questo modo l'appello a questa sentenza, se l'abbiamo fatta, se l'abbiamo ignorata, io questo a me interessa in questo momento. Questo è un altro tipo di discorso, capito? Assolutamente più. No, al di là del, però siccome non conosceva la delibera, mi ero preoccupato e pensavo che forse anche il Consiglio Comunale si dovesse preoccupare. È vero che tra qualche giorno ce ne andiamo tutti a casa, però credo che sia un impegno con la collettività di notevole impatto. Presidente, lo tolgo l'imbarazzo. Sì, stavamo valutando anche questa ipotesi di rinviare la delibera e allegare magari la sentenza nel deliberato. Ah, perfetto, allora credo che sia il caso di rinviare la delibera e fare questo approfondimento negli uffici e eventualmente, se serve, anche nella commissione competente. Io come al solito la proposta di rinvio la metto ai voti dell'Aula. Chi è favorevole?
Contrari? Nessun contrario. Astenuti? Astenuti. Maragno, Di Giovanni. La proposta di rinvio è accolta. Possiamo passare al punto 6 all'ordine del giorno. Riconoscimento debito fuori bilancio, ditta FASEP, illustra l'assessore Di Felice, prego. Ha visto l'intrecciamento cadente e l'ha scappato. Sì, grazie Presidente. Allora, con questa delibera andiamo a riconoscere alla ditta FASEP SRL di Elici la complessiva somma di euro 24.503.74 per lavori di segnaletica, lavori eseguiti sul territorio comunale e sulle strade cittadine di Montesilvano. La delibera è corredata e contiene corredata dai prescritti pareri, quindi sia del dirigente del settore finanziario che del collegio dei revisori. È stata approvata nella seduta del 9 febbraio 2012 a maggioranza. Grazie. Grazie assessore Di Felice. Vi sono interventi? Non vi sono interventi, possiamo procedere alla votazione. Chi è favorevole? Non lo faccio così. Andiamo per appello nominale, così evitiamo qualunque tipo di dubbio, perché qualche consigliere si alza e non si capisce se vota oppure no. Cordova, assente. Catone, astenuto. Biferi, assente. Bratti, astenuto. Brocchi, assente. Caccamo, favorevole. Cardone, assente. Chiulli, astenuto. Cilli, assente. Cipolletti, assente. Cozzi, assente. De Leonardis, favorevole. De Martinis, favorevole. Di Blasio, assente. Di Cenzo, assente. Di Felice, astenuto. Di Giovanni, astenuto. Di Ignazio, assente. Di Nicola, assente. Di Pasquale, astenuto. Di Rodi, assente. Di Stefano, astenuto. Falco, favorevole. Maragno, astenuto. Marcheggiani, favorevole. Menè, assente. Odoardi, assente. Olivieri, assente. Parlione, assente. Salvatore, favorevole. Tocco, assente. 6 voti favorevoli, 8 astenuti, la delibera è approvata. Immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti, stessa votazione. Punto 7 all'ordine del giorno, piano comunale di classificazione acustica, proposta progettuale. In assenza dell'assessore Di Giacomo illustro brevemente la delibera, che è stata deliberata con proposta favorevole dalla commissione consigliare competente in data 25 gennaio 2012. Vi sono i pareri di regolarità tecnica favorevoli e si delibera di approvare in prima adozione la classificazione acustica del territorio comunale redatta ai sensi della legge 447/1995 della legge regionale 23/2007 dall'ingegner Breda Riccardo come da incarico di cui alle premesse composta dai seguenti elaborati tecnici: relazione tecnica illustrativa, report misure acustiche sul territorio, fasce di pertinenza, infrastrutture e stazioni di misura, proposta di zonizzazione. Naturalmente tutti gli allegati sono presenti in delibera e possiamo aprire il dibattito. Consigliere Di Stefano, facoltà di intervenire. Che ti serve?
Cortissimo, sono molto agitato per quello che è successo prima, comunque. Ci vuole almeno un'ora per raffreddarmi un pochettino. Oggi ci apprestiamo ad esaminare la proposta progettuale del piano acustico e se non ci trovassimo alla vigilia della nuova competizione non avrei granché da dire, ma il momento elettorale mi impone una breve riflessione. La legge regionale, in riferimento è la numero 23 del 17 luglio 2007, giunta del Turco, ed in essa c'è un comma all'articolo 2 che recita: l'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o la modifica di quelli vigenti comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica, per cui avendo voi in animo di fare un nuovo PRG, vi siete accorti che non potete procedere all'adozione del nuovo piano senza la preventiva verifica dell'impatto con il piano acustico. Detto piano acustico è pertanto per voi una pura necessità formale, una pillola da ingoiare per arrivare al vero scopo, che solo quello avete, di adottare il nuovo PRG prima della scadenza del mandato e sperare così di vincere, ripetendo lo strepitoso successo del 1999 dell'allora giunta Gallerate di centro-sinistra. Per questo motivo il piano acustico è stato fatto redigere in maniera frettolosa con un incarico conferito pochi mesi fa, ossia alla fine di ottobre 2011. Vista la finalità che pensate di perseguire, mi rifiuto di entrare nel merito del piano acustico, ma mi preme sottolineare che il tempo è finito. Lo ripeto, che il tempo è finito. Infatti, all'articolo 3 della citata legge regionale numero 23 si recita la procedura per l'adozione, la pubblicazione, l'esame delle osservazioni e l'approvazione definitiva del piano acustico. Acquisiti i pareri della provincia e della regione, in tutto occorrono circa 90 giorni a partire da oggi per concludere l'intera procedura. E prima di questa data, a meno di clamorose forzature che verranno prontamente denunciate nelle sedi competenti, non si può adottare alcun strumento urbanistico. Se tenete conto di quanto fin qui detto e considerando che il tempo delle manovre e delle riunioni più o meno pubbliche e private sul PRG sono finiti, vi invito a ritirare questa delibera per rinviarla in commissione per un esame approfondito e per verificare se ci sono elementi utili a risolvere cronici conflitti sociali come le tuonate musica sotto le abitazioni che non fanno dormire i poveri residenti adiacenti o rumori delle fabbriche e dei cantieri a ridosso delle case in cui la vivibilità è pressoché impossibile. Se ne ho finito. Grazie consigliere Di Stefano. Vi sono altri interventi? Non vi sono altri interventi. Vi sono? Ah, vi sono. Prego, consigliere Marcheggiano. Vede, consigliere Di Stefano, io la capisco, lei ha bisogno sempre di avere una vetrina. Però conclude il suo intervento dicendo effettivamente la problematica per cui un piano acustico va adottato. Se rilegge le ultime righe del suo documento, se mi fa la cortesia. Quando si lamenta del rumore c'è sotto le case. L'abbiamo sentito tutti, sono artigianali, sono industriali. E questo è proprio il guaio, il danno dovuto al piano che saltiamo tanto nel 99 del sindaco Gallerati, che fu adottato senza il preventivo studio del piano acustico. E quindi non è, e questo è un atto dovuto per quello che già c'è, non è per la variante, non è per la variante al piano regolatore, ma per ordinare invece quello che non è stato fatto nel passato e per evitare che sull'attuale piano si continuino a fare interventi che non sono incompatibili con le aree, con le zone acustiche. Quindi nulla a che vedere con la variante al piano e con tutte le altre chiacchiere che lei dice lì, 90 giorni, le cose assolutamente, nulla. Avrebbe dovuto, visto che è così attento alle problematiche della città, ricordare che questo è un problema che viene dal 1999, che se si fosse fatto allora il piano acustico,
quindi quel piano regolatore fu approvato evidentemente in assenza di strumenti necessari alla sua adozione. Quindi e infatti ho votato contro quel però piano. Facciamo terminare l'intervento del consigliere Marcheggiani. Per cui adesso nascondere una posizione del PD debole rispetto a questo documento fa emergere ancora di più le difficoltà che avete voi a recepire un documento che invece è necessario, ma non alla variante futura, ma allo stato attuale. No, non era per far terminare lei, era per far fare attenzione al Consiglio Comunale che come al solito ogni tanto pecca. Prego, consigliere Di Pasquale, facoltà di intervenire. Io solo per ribadire quello che ho detto a voce alta prima, me ne scuso, ma lui, tu ogni volta intervieni, non intervenire in questi termini, tu veramente stai sempre in maggioranza, hai gestito determinate questioni, almeno non fare rimprovare a nome. Qualche cosa, accusala e state zitta almeno. No, però e no, quella più, non è così. Questi termini non sono consentiti. Non si può zittire alcun consigliere comunale in quest'aula. Allora, io tutto il resto nella diatriba politica ci può essere. Così, prima di tutto anche per una nota di amici secondo Luigi. Però, fuori da questa però è 4 anni e mezzo, 5 anni che ci sentiamo dire le stesse cose. Specialmente da lui. Grazie consigliere Di Pasquale. Chiesto di intervenire il consigliere Bratti, ne ha facoltà. Grazie presidente, consiglieri. No, io volevo intervenire innanzitutto, diciamo, anche per complimentarmi dell'assenza dell'assessore proponente, perché era molto tempo che manca, però si sta preparando ad altre cose. È probabilmente impegnato su altri lidi, però io non vorrei smentire il consigliere Marcheggiani, ma questo non è uno strumento, un piano che regola l'acustica, ma fa individua le zone. E ricordo anche, lei è troppo intelligente per sfuggirgli che comunque nel 99 questo documento non era un documento necessario. No, no. 95, no, è il documento, ma non è questo il documento necessario, Luigi, lo sai. Comunque, a prescindere, io voto. Ho avuto modo di votare contro. Possiamo far intervenire il consigliere Bratti? Ho avuto modo di votare contro questo provvedimento perché non lo reputo innanzitutto propedeutico poi all'adozione di un nuovo piano, ma soprattutto perché già l'avevo manifestato in sede di commissione, perché questo documento non fa che fotografare quello che è la situazione attuale del territorio di Montesilvano. Manca la proposta organizzativa di come superiamo queste barriere acustiche e siccome a differenza del sociale non sono barriere acustiche, fisiche ma diciamo intellettuali, quindi andava fatto qualche cosa di diverso. Lo so che bisogna poi soprattutto in sede di finale, di rush finale, comunque dare un documento che fa interagire un attimino e far capire che probabilmente si va verso una direzione, ma caro consigliere Gabriele Di Stefano, questo non è un documento per nulla, cioè è un documento che approveremo, approveranno, ma non è utile a niente, perché tra l'altro al di là della pubblicazione e quant'altro che dice lei nella sua memoria, io penso che questo è un documento da incarico fine legislatura e che probabilmente se invece di ricordare il 99 ricorda ogni fine legislatura probabilmente qualche incaricuccio è necessario e una mica sta da fa, ma questo non significa che se fa il mio regolatore significa anche noi dobbiamo stare soprattutto attenti a questi passaggi, ma lui lo sa meglio di me che un amico l'incarico in Isine che facemi di fa. Però io penso che questo strumento va studiato un po' meglio anche per il futuro di questa città. Ma perché va studiato meglio? Perché noi abbiamo bisogno, una città rumorosa, attraversata, anzi tra l'altro che cambia anche con le nuove strade, la nuova tipologia che ci sarà sulla strada parco, che probabilmente avremo, ahimè, anche dei rumori, dei nuovi rumori nella città, è innegabile, la strada parco... giugno 2013 i lavori saranno riconsegnati e se non sorgono
ulteriori informazioni o modifiche, Falco porterà lì una serie di autobus e la GTM a lavorare su quella tratta e purtroppo avremo un'altra zona congestionata dai rumori. Allora, bene lo studio, perché alla fine il monitoraggio del territorio va bene, va comunque bene sempre, però alla luce di questo andavano individuati correttivi e modalità di intervento sul territorio che dessero veramente delle risposte efficaci. Grazie. Grazie consigliere Bratti. Vi sono altri interventi? Non vi sono altri interventi, il dibattito è chiuso, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ho chiesto di intervenire il consigliere Marcheggiani, prego. Grazie Presidente. Ho omesso prima, perché insomma il Presidente ha suonato la campanellina, ma ho omesso di dire che comunque l'unico comune privo di questo strumento è il comune di Montesilvano, perché noi nel fare questo piano abbiamo dovuto attenerci alle previsioni di Spoltore, Cappelle, Città Sant'Angelo, che in tempi non sospetti si sono dotati di uno strumento analogo. E questo perché? Perché evidentemente a confine con questi comuni non potremmo andare a fare interventi che vadano in contrasto con quelle previsioni di piani acustici. Quindi ecco la necessità che il comune ha di dotarsi comunque di uno strumento, che non ha nulla a che vedere con la variante al piano regolatore, che sono tutte altre cose, come dice giustamente Bratti, perché presupporrebbe uno studio diverso. La variante dovrà poi intervenire e modificare eventualmente anche questo piano, che questo piano viene calato sulla realtà attuale, su quella che conosciamo, quindi non potevamo inventarci assolutamente nulla di più e nulla di meno. Vero che arriva con estremo ritardo, ma questo non significa che bisogna strumentalizzare quello che invece è un atto dovuto a questo punto, per cui è evidente che il voto del PDL è favorevole all'adozione di questo strumento. Grazie. Grazie consigliere Marcheggiani. Per dichiarazione di voto il consigliere Di Stefano, ne ha facoltà. Allora, a me risulta che questo documento, che minimo da oggi ci vuole 90 giorni per avere l'esito conclusivo, per poter procedere all'adozione di un nuovo piano. Quindi, se non si vengono, si devono fare le osservazioni, tutti l'iter procedurale, come si fa a redigere un nuovo piano se non si conosce esattamente la fine dell'iter di questo, del piano acustico? Me lo chiede? Ma chi è che fa il nuovo piano? Io stiamo parlando di nuovo piano qui. Ma io so che lo state, ce l'avete, facciamo intervenire il consigliere tra pochi giorni. Di scoppia. Allora va bene, non vi ho nuovo piano. Allora io vi prendo in parola che il nuovo piano verrà portato in consiglio comunale, va bene? Qual è il suo voto? Il voto contro. Perfetto, grazie. Ho chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il consigliere Bratti. Ne ha facoltà. Brevemente, perché ho già illustrato, ma solo per ribadire un paio di passaggi. Uno che poi si evince nelle varie accettature, che questo non è un piano ancora, è uno studio, che il piano va ancora fatto, va calato, vanno recepiti i piani limitrofi e poi va calato il nuovo piano. Quindi io in questa direzione mi ero espressa anche in commissione, il voto del PD sarà contrario come è stato in commissione, speriamo che da questo studio possa nascere veramente poi nella prossima legislatura uno strumento vero che va verso la direzione di un cambiamento anche del progetto acustico sul territorio. Grazie. Grazie consigliere Bratti, non vi sono altri interventi, possiamo procedere alla votazione. Sempre per appello nominale. Cordoma, assente. Catone, astenuto. Biferi, assente. Bratti, contrario. Brocchi, assente. Caccamo, assente. Cardone, assente. Ciulli, contrario. Cilli, assente. Cipolletti, votazione. Astenuto. Cozzi, assente. De Leonardis, favorevole. De Martinis, astenuto. Di Blasio, assente. Di Cenzo, astenuto. Di Felice, assente. Di Giovanni, Di Cenzo, ha sbagliato ad esprimersi il consigliere Di Cenzo, è favorevole.
Di Giovanni astenuto, di Ignazio assente, di Nicola assente, di Pasquale contrario, di Rodi favorevole, di Stefano contrario, Falco favorevole, Maragno assente, Marchegiani favorevole, Menè assente, Odoardi assente, Olivieri astenuto, Parlione favorevole, Salvatore assente, Tocco assente. Sono 6 voti favorevoli, 4 contrari, 5 astenuti, la delibera approvata. Immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti, stessa votazione. Allora, c'è il punto aggiuntivo all'ordine del giorno inerente modifica articoli dal 9 al 17 del vigente statuto comunale. Io ricordo all'Aula che per approvare questa delibera vi è la presenza di 21 consiglieri comunali assegnati che in questo momento non ci sono. Potremmo andare avanti con i lavori perché dopo il regolamento prevede la convocazione di ulteriori 2 consigli comunali per avere la maggioranza assoluta nei successivi 30 giorni dalla data odierna. Questa è una valutazione che presumo vada fatta prima dell'inizio della discussione, perché se andiamo avanti e i 21 consiglieri assegnati non ci sono, poi saremo costretti a fare 2 sedute nei prossimi 30 giorni. Per i lavori, sull'ordine dei lavori, che si intervenire il consigliere Chiulli, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Come le anticipavo avvicinandomi al suo banco, ritengo, proprio per le motivazioni che lei ha appena esposto, cioè per la necessità della maggioranza qualificata per la votazione di questa delibera che prevede modifica ad articoli dello statuto, che sia opportuno, visto le presenze in aula, evitare la riconvocazione dei 2 consigli comunali successivi, ma di rinviare questa delibera al prossimo consiglio comunale, sensibilizzando i consiglieri comunali alla presenza necessaria per effettuare questa votazione. Anche perché questa delibera è stata a lungo esaminata in commissione per mesi e quindi non credo che sia opportuno votarla oggi, insomma. Grazie. Grazie consigliere Chiulli. Io non immaginavo che c'era un consiglio comunale parallelo fuori da quest'aula, perché sono entrati forse la metà dei consiglieri comunali assegnati. Se i consiglieri comunali in questo momento presenti in aula si impegnano per una questione di rispetto istituzionale, visto che è la prima votazione dove serve la maggioranza qualificata, a rimanere fino al termine della discussione e quindi della votazione, io vado avanti, altrimenti credo che sia opportuno non iniziare la discussione. Consigliere Cipolletti non risponde al mio appello sulla sensibilizzazione istituzionale. Allora procediamo con l'appello. Io ribadisco che una volta che un consigliere è presente in questa cosa possiamo andare avanti con la discussione. Io prego il segretario di fare l'appello e verificare se sono 21 i presenti. Cordoma Pasquale, Catone Vittorio, Biferi Oscaro, Bratti Giovanni, Brocchi Leonello, Cacco Amalfredo, Cardone Massimo, Chiulli Adriano, Cilli Paolo, Cipolletti Giancarlo, Cozzi Walter, De Leonardi Straffaele, De Martinis Ottavio, Di Blasio Stefano, Vincenzo Emilio, Di Felice Stefano, Di Giovanni Cristina, Di Ignazio Feliciano,
di Nicola Stefania, di Pasquale Francesco, di Rodi Silvano, di Stefano Gabriele. Quindi assente, assente. Falco Ermanno, Maragno Francesco, assente. Marchegiani Luigi, Menè Giuseppe, Odoardi Cristian, Olivieri Benito, Parlione Maria Rosaria, Salvatore Massimo, Tocco Adriano. Perfetto, non vi sono 21 consiglieri assegnati come richiede il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale. Io credo sia opportuno rinviare, altrimenti saremo costretti nei prossimi 30 giorni. Sull'ordine dei lavori, consigliere Falco, prego, facoltà di intervenire. Vedi un po' dal regolamento. Allora, Presidente, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico degli enti locali, visto e considerato che c'è la possibilità nei 30 giorni successivi a quando non si raggiunga la maggioranza qualificata dei due terzi di potere con due distinte votazioni che abbiano il consenso e l'avallo della maggioranza assoluta approvare modifiche dello statuto, io chiedo a questo punto di porre comunque ai voti, previo a diciamo indizione del dibattito, se qualcuno dei presenti volesse intervenire sul dibattito, che potrà essere eventualmente, lo dico tra due virgolette, ripreso anche in un'eventuale prossima occasione, chiedo comunque che possa, che sia messa comunque ai voti questo schema di delibera. Grazie. Grazie consigliere Falco. Sì, adesso ci ragguagliamo sull'ordine dei lavori. Intanto è entrato il consigliere Maragno, e se i consiglieri Cozzi e Di Cenzo, che come buon costume dei consiglieri comunali non avvisano mai se escono oppure no, se sono presenti, ebbene, altrimenti poniamo in votazione prima la richiesta di rinvio del consigliere Chiulli, eventualmente se non è approvato il rinvio andiamo avanti con le votazioni articolo per articolo. Sempre sull'ordine dei lavori, prego consigliere Odoardi. Innanzitutto mi scuso per il ritardo, Presidente, per impegni di lavoro. Io capisco le necessità, le voglie, le pulsioni, però credo che stante così la situazione, onde evitare a questo Consiglio Comunale, come dire, un'ennesima tristezza proprio sull'orlo dell'ultimo minuto, proprio in zona Cesarini, io credo che un rinvio anche a un consiglio comunale fatto la settimana prossima, possiamo anche fare la capigruppo oggi, cioè per quanto mi riguarda, con un'assicurazione da parte dei gruppi consigliari di una presenza a quel consiglio comunale, credo che sia una cosa un pochettino più educata, oltre che elegante, anche perché è vero che, come giustamente dice il Presidente Falco, c'è la possibilità nei 30 giorni, eccetera, eccetera. Vorrei ricordare a tutti che fra esattamente 21 giorni questo Consiglio Comunale si scioglie. E quindi, onestamente, stare lì a programmare nei prossimi 30 giorni mi sembra anche un po' eccessivo rispetto a quello a cui siamo chiamati a fare. Credo che sia un'idea non disdegnabile quella di ragionare insieme, visto che comunque in commissione si è ragionato insieme su questo tema e fondamentalmente si tratta tra l'altro di un qualcosa di utile per la città, però allo stesso tempo farlo con uno strappo credo che non sia utile a questo Consiglio Comunale in queste ultime settimane di nostra permanenza su questi banchi. Quindi io consiglio al Consiglio Comunale di aggiornarci su questo tema e su altri che magari ce ne saranno, e quindi credo che sia utile accogliere l'ipotesi del rinvio del punto. Grazie. Grazie consigliere Edoardi, io concordo con lei che questa secondo me è la soluzione più efficace, però
eleganza ed educazione, purtroppo mi rammarica dirlo, che non sono caratteristiche di questo consiglio comunale. Sì, sull'ordine dei lavori, se no andiamo avanti con la proposta di rinvio, con la sua proposta. Prego, consigliere Falco. Sull'ordine dei lavori, io considero favorevolmente, anch'io, questa proposta tra gli altri del consigliere Odoardi, lo considero però, mi consenta l'amico Cristian, una specie di impegno d'onore in qualche modo, no? Da parte di tutti quanti, da parte di tutti coloro che hanno oggi proposto questo rinvio puro e semplice ad un'altra adunanza nella quale anche lì sarà necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi. Sono convinto anch'io che dei provvedimenti di questo genere, delle modifiche così politicamente significativi, abbiano bisogno di un avallo autorevole da parte di quest'Aula. Io avevo semplicemente chiesto la votazione, non, questo sia ben chiaro, voglio solo chiarire questo punto, non per un atto di arroganza, ma solamente perché purtroppo può capitare che al di là dei punti di vista di carattere squisitamente politico, ci può essere anche nelle prossime eventuali riunioni del Consiglio Comunale, ci possono essere delle singole situazioni di indisponibilità di carattere personale, e quindi una maggioranza assoluta rispetto alla maggioranza dei due terzi poteva essere la cosa più semplice, ma non per conculcare in qualche modo la volontà del Consiglio stesso e l'autorevolezza del dibattito, perché io mi aspetto molto soprattutto dal dibattito che mi auguro appunto possa essere impiantato su questo importante argomento. Ma detto questo, è precisato questo, se c'è un impegno d'onore da parte di tutti i colleghi che anche in commissione hanno dimostrato di avere a cuore questo argomento e hanno contribuito fattivamente a sviluppare le soluzioni che oggi dobbiamo esaminare, posso anche accettare personalmente l'ipotesi di un rinvio a brevissimo termine, ovviamente. Grazie. Grazie consigliere Falco, io a questo punto metto ai voti la proposta di rinvio da parte del consigliere Chiulli per appello nominale, come al solito. Cordova assente, Catone astenuto, Biferi assente, Bratti favorevole, Brocchi assente, Caccamo favorevole, astenuto. Cardone assente, Chiulli favorevole, Cilli favorevole, Cipolletti assente, Cozzi assente, De Leonardis astenuto, De Martinis favorevole, Di Blasio assente, Di Cenzo assente, Di Felice astenuto, Di Giovanni astenuta, D'Ignazio assente, Di Nicola astenuta, Di Pasquale favorevole, Di Rodi astenuto, Falco astenuto, Di Stefano assente, Marcheggiani astenuto, Menè assente, Maragno mi perdone astenuto, Odoardi favorevole, Marcheggiani astenuto, Olivieri astenuto, Parlione astenuta, Salvatore astenuto, Tocco assente. I favorevoli sono 6, gli astenuti sono 13. Quindi la proposta, i contrari nessuno, la proposta è accolta e verrà rinviato. Gli assenti sono molti in più rispetto all'appello precedente, quindi avevo ragione che l'eleganza e l'educazione non sono caratteristiche di questo Consiglio Comunale. Essendo terminati i punti all'ordine del giorno, ci riaggiorniamo previa convocazione.